dello Stato Maggiore della Difesa, nell'ambito dell'esame degli atti del Governo 188 e 189 incardinati nella seduta di ieri. Avverto che l'audizione informale sarà trasmessa con il consenso del generale sulla web TV della Camera dei Deputati. Il generale è accompagnato dal capitano di vascello Roberto Miceli e dal colonnello Antonio Caruso. Ringraziandolo e ringraziandovi per la presenza, do la parola al nostro ospite. Prego. Grazie, Vicepresidente, onorevole Demenek, grazie a tutti gli onorevoli membri di questa commissione, grazie per aver concesso allo Stato Maggiore di Difesa l'opportunità di intervenire oggi allo scopo appunto di illustrare un punto di situazione sul provvedimento in esame, sui due provvedimenti in esame. In qualità di Capo Ufficio Generale Pianificazione, Programmazione e Bilancio della Difesa, sono un elemento di organizzazione che lavora a stretto contatto col Capo di Stato Maggiore della Difesa e si occupa appunto della pianificazione e programmazione dei mezzi finanziari della Difesa, incluso l'esercizio del controllo operativo dei fondi dell'investimento. Concorriamo alla formazione e all'esercizio del bilancio, facciamo la verifica e l'evoluzione del bilancio della Difesa nel corso dell'anno. Elaboriamo gli elementi del controllo di gestione per la verifica della finalizzazione della spesa. Inoltre, ci occupiamo anche di studi economico-finanziari volti appunto a proiettare nel futuro il fabbisogno della difesa e la destinazione e l'utilizzo delle risorse. Questa è l'agenda del mio intervento. Giungiamo in questo momento, in questo illustre consesso, dopo aver condotto un'analisi compiuta nel merito degli interventi da proporre per l'accesso appunto al fondo istituito dall'articolo 1,14 della legge di bilancio 2020. Il filo conduttore dell'odierna audizione quindi andrà a ripercorrere ciò che analoghi provvedimenti a partire dal 2017 hanno riverberato sul bilancio della difesa, per poi andare a puntualizzare gli interventi che intendiamo portare avanti appunto con il comma 14. Una cosa importante, siamo in un periodo emergenziale per il Paese, quindi l'apporto della difesa nel corso dell'emergenza è sicuramente sotto gli occhi di tutti, ma indubbiamente il settore dell'investimento difesa è un importante motore per l'industria nazionale, per l'occupazione e per lo sviluppo tecnologico. Passerei appunto al primo punto in agenda. Quindi, come dicevamo, a partire dalla legge di bilancio 2017 sono stati istituiti fondi per l'investimento mirato al rilancio produttivo del Paese. Tali fondi svolgono un ruolo fondamentale anche per il Dicastero della Difesa. Innanzitutto, perché hanno sostenuto nei periodi, di fatto di sostanziale stagnazione del bilancio difesa, dovuto a tante ragioni, in primis la crisi economica che ha caratterizzato l'inizio del decennio, ma successivamente anche la necessità di rispettare il patto di stabilità e le clausole di salvaguardia. E quindi questo strumento è venuto ad apportare nuove risorse che si sono andate a sommare agli stanziamenti, diciamo, a fabbisogno del Dicastero. In tale quadro, ribadisco che oltre a consentire l'ordinata prosecuzione dei programmi di investimento della difesa, questi fondi sono stati fondamentali per garantire anche continuità nelle attività produttive altamente qualificate e hanno sostenuto quindi le progettualità della difesa e dell'industria e il settore legato a questo, quindi il settore occupazionale. Questi fondi sono particolarmente importanti per la difesa perché, avendo uno sviluppo quindicennale, sostengono il naturale sviluppo dei programmi complessi di alta tecnologia cui si confronta la difesa. D'altro canto, io in lastrina qui ho voluto evidenziare che, pur appunto avendo uno sviluppo quindicennale, proprio per le ragioni che indicavo prima, quindi rispetto del patto di stabilità, l'incapienza nelle prime annualità delle risorse finanziarie disponibili, fanno sì, come potete vedere in lastrina, che
la maggior parte dello sforzo finanziario si estrinsechi nella seconda parte dell'ampiezza del provvedimento. Quindi il primo quinquennio è necessariamente più snello, più povero di risorse, e le risorse si accumulano a destra verso la fine del quindicennio di riferimento. Ovviamente questi fondi si sono stratificati negli anni, siamo già alla quarta edizione, e questo contribuisce ad alzare questo livello della fase iniziale, ma ho voluto rappresentare con la curva gialla quelle che invece sarebbero le esigenze contrattuali di questi programmi della difesa, che hanno un'importante fase di ricerca e sviluppo che è abbastanza anche rilevante in termini di investimenti, e poi c'è la fase produttiva con il picco, e poi quando la curva si abbassa entriamo in quella fase di mantenimento delle condizioni operative. Quindi da questa leggera dissonanza nello sviluppo temporale dei fondi e di come vengono appunto erogati, capiamo che sono uno strumento importantissimo perché ci dà l'orizzonte a 15 anni, però ci costringe ad attendere la stratificazione dei fondi per portare compiutamente a termine le imprese, soprattutto nella fase d'avvio, che è quella più critica. E quindi passerei alla prossima lastrina e andrei appunto a vedere come i singoli fondi nel 2017, 18 e 19 hanno inciso a vantaggio del bilancio difesa. Quindi nel dettaglio possiamo osservare una presa indubbiamente importante, ma anche una progressiva riduzione della quota percentuale destinata alla difesa, che si traduce anche in volumi finanziari comunque importanti, ma in leggera decrescita. E siamo passati da percentuali relativamente elevate, 22%, fino a scendere a quelle del comma 95 dello scorso anno, attorno al 14%. Per completezza di informazione, dobbiamo dire, come forse noto, che i programmi della difesa beneficiano anche dell'intervento di sostegno delle risorse allocate allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico. E quindi nella lastrina successiva siamo andati a focalizzare qual è stata la presa percentuale appunto del Dicastero del Mise su questi fondi e qual è stata la presa della difesa per i programmi appunto che sono supportati dal fabbisogno Mise. E quindi anche qui vediamo che a fronte di percentuali molto rilevanti per quanto riguarda il comma 140 e il comma 1072, già con il comma 95 la percentuale si è ridotta. Diciamo che questa è una cosa naturale, perché il Mise deve sostenere tutto il comparto industriale e quindi può dedicare al comparto difesa quote che dipendono appunto dalle progettualità in essere. Vedremo poi un confronto su come ha funzionato il Mise fino al 2016 e come quindi il cambiamento dell'alimentazione dei programmi di difesa sul Mise abbia provocato delle leggere discrasie finanziarie che poi andremo ad analizzare per vedere come possano essere risolte in futuro. Possiamo passare alla successiva. Dicevamo dell'effetto importantissimo avuto dai commi. Questa è la stratificazione delle tre leggi di bilancio 17, 18 e 19 con i vari articoli, quindi comma 140, 1072 e comma 95. Vediamo che effettivamente dopo il primo quinquennio, che è abbastanza snello e magro di risorse, la sommatoria di questi commi inizia a produrre degli effetti rilevanti. Diciamo dal 2024 in poi si iniziano ad avere risorse sostanziose. Questo ci comporta un'attenta attività di pianificazione e di sincronizzazione dei programmi affinché le fasi di ricerca e sviluppo si possano collegare a quelle produttive per poi raggiungere il risultato ottimale che è quello appunto dell'inserimento in linea operativa dei mezzi e dei sistemi che sono necessari alla difesa nazionale. E passerei adesso quindi a vedere il fondo oggetto della discussione odierna, che è appunto il comma 14.
Anche in questo caso vediamo perdurare il trend di decrescita, quindi dal 22% originario scendiamo a una presa percentuale del 12%. Sappiamo che quest'anno anche l'entità complessiva del fondo è ridotta perché ci sono stati problemi di risoluzione di clausole di salvaguardia che il MEF ha posto in essere in legge di bilancio. La cosa che ancora intendo far notare è che nel primo quinquennio la percentuale di risorse allocate è veramente limitata e quindi l'avvio di nuove progettualità è fortemente limitato dall'inizio del quinquennio. In ogni caso abbiamo cercato di trovare un utile compromesso tra sostenere programmi già avviati e l'avvio di limitate nuove progettualità che magari abbiamo cercato di individuare un pochettino più a destra sulla scala temporale. In questo modo quindi nell'immediato supportiamo programmi già in essere, però iniziamo a progettare appunto sistemi che magari inizieranno il loro sviluppo a partire dal 2024-2025 quando le risorse diventano più sostanziose. Diciamo che possiamo andare alla prossima lastrina, così vediamo il primo gruppo di programmi, quindi la prosecuzione di programmi in corso, e abbiamo il sistema di identificazione di nuova generazione che è finalizzato ai sistemi automatici di riconoscimento delle piattaforme sia aeree, terrestri e navali. Questo è di fondamentale importanza per poter operare nelle coalizioni e sapere sempre sui nostri display di comando e controllo, sui nostri radar, quali sono i vettori amici e quali sono i vettori nemici. È un adeguamento tecnologico molto importante che deve essere riverberato su tutte le piattaforme in inventario. Poi vediamo il programma Soldato Sicuro, che è relativo all'ammodernamento delle dotazioni personali di tutte le forze armate, di tutti i soldati, è prevalentemente mirato all'esercito italiano, ma anche le componenti marine e aeronautica ne beneficiano e consente di proteggere al meglio il soldato, gli danno una suite di comunicazioni assolutamente adeguata ai tempi, nuovo tipo di armamento e quindi rendono il soldato sicuro ma indubbiamente moderno, un sistema integrato di combattimento. Questa è la dicitura SIC che poi in termini colloquiali definiamo soldato sicuro perché effettivamente aumenta la protezione dei nostri soldati. Vediamo poi il nuovo elicottero leggero per l'esercito, dove una singola nuova tipologia di produzione nazionale andrà a sostituire quattro elicotteri che noi definiamo legacy, quindi di vecchi modelli che hanno difficoltà nella loro manutenzione, sono diventati estremamente costosi, quindi con questa nuova linea andremo a migliorare sia le capacità operative sia la sostenibilità della flotta. Poi vediamo il sistema missilistico per l'aeronautica militare corto medio raggio, lo stesso elicottero LUH per la componente dell'arma dei carabinieri e infine abbiamo il veicolo tattico leggero Lince, che è quel veicolo che vediamo spesso impiegato nei teatri operativi, che garantisce la sicurezza del nostro personale quando si muove sulle rotabili perché ha una notevole protezione da attacchi che possono essere fatti sia con armamento leggero e medio, ma soprattutto con i dispositivi improvvisati esplosivi che vengono posizionati lungo le rotabili e sono delle vere e proprie trappole. Il Lince 2 è il successore del Lince 1 e migliora tutte le caratteristiche di guidabilità, di performance e di protezione. Se adesso andiamo invece a vedere i nuovi programmi da avviare, partiamo con la realizzazione di una nuova sala operativa del comando di vertice interforze per incrementare le capacità di comando e controllo interforze e soprattutto le capacità di integrare le informazioni per acquisire una vera e propria superiorità decisionale, ovviamente a vantaggio sì del comandante operativo ma anche a vantaggio dell'autorità politica che deve prendere decisioni in caso di crisi. Poi vediamo l'acquisizione del veicolo tattico medio Orso. È un veicolo medio pesante che usano i reparti del genio dell'esercito e serve assicurare la bonifica
delle vie rotabili, quindi sono veicoli altamente specializzati che individuano le trappole, sono in grado invece le unità navali, abbiamo l'avvio del nuovo cacciatoniere, questo è un avvio, ovviamente sono in corso gli studi, quindi l'avvio effettivo di produzione sarà un po' spostato negli anni, verso il 2025, ma è una capacità importante perché va a sostituire delle unità che sono entrate in servizio nel 93, quindi si avvicinano al termine vita operativa. Vediamo sulla destra la capacità di comando e controllo dell'esercito, sia a livello corpo d'armata, divisione, brigata e reggimenti. Questo consentirà di avere la massima connettività non solo tra i reparti dell'esercito, ma anche con le altre componenti marina e aeronautica. Quindi è volto alla migliore integrazione possibile delle capacità di comando e controllo. C'è un'ulteriore unità navale molto importante, una nuova unità logistica che è la gemella della nave Vulcano che è stata varata di recente, ora in fase di allestimento, consente di supportare la flotta anche a distanza dal territorio nazionale per proteggere le linee di comunicazione che sono molto importanti per l'Italia, che è un paese esportatore ma anche importatore di materie prime, quindi il supporto alla flotta quando è distante dai porti nazionali diventa fondamentale per assicurare la sicurezza di queste linee. E poi vediamo anche il nuovo veicolo blindato anfibio che si inserisce nella capacità da sbarco della difesa, che è composita marina e esercito. Qui i finanziamenti sono purtroppo un po' a destra, ma vedremo con i prossimi commi, gli anni venturi, di creare una linea di continuità in modo tale da raggiungere quanto prima la capacità. Ovviamente se noi abbiamo il 70% delle risorse dopo il 2025, dobbiamo allineare i programmi affinché possano beneficiare di tutte le risorse, sia quelle nell'immediato sia quelle a seguire. Mi sembra di intravedere l'onorevole Tofolo, il nostro sottosegretario. No, ho sbagliato, la mascherina mi ha ingannato. Chiedo scusa per l'interruzione. Per quanto riguarda invece l'accesso ai programmi che sono sostenuti dal MISE, sono ancora in corso di valutazione tra i due dicasteri la percentuale da allocare, perché ovviamente dobbiamo inserirli in tutte le progettualità che supporta il MISE. La difesa ha fatto una proposizione importante che mira a programmare 2,7 miliardi. Ovviamente abbiamo i programmi che sono in grado di fatturare queste cifre importanti e passerei a una veloce disamina quindi dei programmi supportati dal MISE. E vediamo alcune prosecuzioni di programmi in corso, la nuova blinda Centauro, il sistema missilistico antiaereo che serve a medio-lungo raggio, che serve sia ai reparti dell'esercito che le unità navali, l'elicottero NH-90, anch'esso in servizio sia con l'esercito che con la marina militare, e poi vediamo il parziale completamento della capacità sommergibile U-212 di nuova generazione, che andranno a sostituire completamente i sommergibili più anziani della classe Toti. Dopodiché vediamo il continuo supporto al programma per la difesa aerea nazionale costituito dall'Eurofighter e l'estensione della vita operativa del Tornado con lo suo aggiornamento di mezza vita che gli consentirà di sopravvivere fino al 2027. Sono quelli contraddistinti con la bandierina europea, sono tutti programmi in cooperazione internazionale. Anche il Tornado lo era, ma in questa fase finale è un supporto esclusivamente nazionale. Passiamo ai successivi. Ecco, nella mia introduzione avevo fatto riferimento che è un po' cambiato il sistema di alimentazione che ci viene garantito dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Nelle leggi di bilancio appunto antecedenti al 2017 c'erano delle misure mirate all'industria dell'aerospazio, all'industria navale, all'industria della difesa in generale. Quindi non avevamo l'ampiezza che hanno invece gli attuali provvedimenti, gli attuali articoli 1,14, 95 dello scorso anno, che devono appunto distribuirsi su tutto il panorama industriale. Questo però che cosa ha determinato? Che mentre appunto nel decennio precedente avevamo una media di supporto ai nostri programmi dell'ordine di
2 miliardi l'anno, siamo andati a scendere a una media di circa 1 miliardo l'anno. Questo nella prospettiva che potranno arrivare altri commi, ma come vedete la media è abbastanza bassa, insomma si è dimezzata. Questo che cosa vogliamo dire? Che ovviamente il sistema funziona, guardiamo 15 anni in avanti, supportiamo i programmi, però sul MISE a partire dal 2022 avremo effettivamente una carenza sia per supportare i programmi di completamento, ma i programmi futuri, quelli con la sfida tecnologica più ambiziosa, che dovranno far crescere lo strumento militare affinché possano affrontare le minacce, le azioni di crisi che noi ci andiamo in scenari, diciamo, attorno alla fine di questo decennio. Quindi potremmo chiamarli scenari post 2030, però la complessità dei nostri programmi impone di iniziare a investire con largo anticipo. Quindi abbiamo un'altra parte molto importante, quindi ci siamo soffermati sull'alta tecnologia, sullo sviluppo industriale, ma un altro aspetto importante che viene coperto dall'articolo 1,14 facendo un rimando alla parte delle bonifiche è appunto l'obiettivo della difesa di bonificare tutte le sue attività che hanno un impatto sul territorio, quindi sia a livello di mezzi, sia a livello di poligoni, sia a livello di depositi carburanti, depositi munizioni, deposito mezzi. E l'intervento che è appunto attestato sulla legge di bilancio 2020 va a dare un impulso nei primi anni. Questo impulso che viene dato appunto 21, 22, 23 è importante perché consentirà di fare quelle caratterizzazioni sia dei mezzi ma anche del territorio, caratterizzazioni che sono fondamentali poi per lanciare le progettualità vere e proprie di bonifica che come vedete si sviluppano per tutto il decennio. Quindi sicuramente meritevole l'attenzione prestata dal Parlamento a questo importante settore dove la difesa investe parecchio. Una rapidissima disamina, li cito brevemente, dove andranno a confluire queste risorse. Bonifica del parco mezzi cingolati dell'esercito, analisi e messa in sicurezza e bonifica dei depositi combustibili dell'esercito e dell'aeronautica, bonifiche navali ma anche dismissione e riciclo delle navi che andranno in dismissione grazie all'avvento delle nuove unità navali, sistema di mitigazione degli impatti nelle aree addestrative sia marine che terrestri e anche la bonifica dello stabilimento militare di Fontana Liri che si occupa appunto di propellenti e di munizionamento. Passerei alla prossima lastrina con una disamina insomma della nostra strategia per l'impiego delle risorse future e l'impatto sul territorio nazionale. Qui abbiamo elencato in cartina solo i prime contractor, quindi solo le industrie capofila, ma sono sottese a questi grandi gruppi industriali tutta una serie di piccole e medie imprese che veramente, potete vedere, si distribuiscono su tutto il territorio nazionale. Direi che quindi il contributo dei fondi dedicati all'investimento difesa si estrinsecano sicuramente nell'accrescimento capacitivo delle forze armate per assolvere le missioni istituzionali, ma sicuramente sono un motore stabile e costante per lo sviluppo industriale. Sono progettualità che coinvolgono personale altamente qualificato, personale ingegneristico, esperti di chimica, esperti delle più nuove tecnologie. Quando si passa dalla fase di ricerca e sviluppo a quella produttiva comporta anche l'impiego di numeri rilevanti di maestranze altamente qualificate e quindi creano quel substrato di supporto alla coesione sociale che è diffuso su tutto il territorio nazionale. Andrei alla prossima, le conclusioni.
Quindi, per riassumere, i nostri programmi sono complessi, articolati e si sviluppano in un arco temporale lungo. Sono costantemente tesi all'innovazione tecnologica e hanno fatto da traino e stimolo, soprattutto hanno consentito all'industria nazionale di rimanere agganciati ai consorzi europei e internazionali, quindi hanno consentito alla nostra industria di sedersi alla pari quando si sono partiti i programmi in cooperazione internazionale. Abbiamo appunto detto che è un patrimonio di competenze tecniche che si riverberano a tutti i livelli del mondo industriale, ma anche nella ricerca universitaria, e quindi possiamo dire che il comma 14, seppur sbilanciato nella erogazione dei fondi verso destra, però crea quella linea progettuale che abbraccia i prossimi 15 anni, che ci consentirà di avviare e sostenere i programmi principali e più importanti per la difesa e per l'investimento e lo sviluppo del Paese, sostiene l'industria nazionale e la consolida in ambito internazionale europeo, reca benefici in questa fase in cui il PIL è stato particolarmente aggredito dal lockdown e può costituire quel motore per la ripresa. Abbiamo intravisto nelle slide che ogni euro investito nel settore del comparto sicurezza e difesa produce un valore aggiunto dell'ordine del 2,9, quindi un euro investito produce valore aggiunto per 2,9. Mi sembra infatti sottolineare che quindi in questo contesto critico dove il Paese deve ripartire abbiamo assolutamente bisogno di questa iniezione di risorse fresche. Il comma 14 quindi consentirà la naturale prosecuzione dei nostri programmi, consentirà lo sviluppo industriale, e soprattutto alla luce dell'invarianza del bilancio ordinario che per gli anni non ci ha consentito questi grossi investimenti. Un'ultima valutazione, insomma. Abbiamo detto tutto è migliorabile, no? Lo strumento è molto valido. Sono adesso in fase di valutazione da parte del signor Ministro della Difesa e del suo staff eventuali provvedimenti migliorativi sia nell'allocazione delle risorse, perché fino al 2016 esisteva un fondo per l'investimento difesa che veniva alimentato dalla legge di bilancio e che dava continuità e soprattutto agilità nell'allocare le risorse ai singoli programmi. Mentre diciamo ogni comma che arriva di anno in anno ha il suo piano di gestione e i programmi rimangono nettamente separati, ognuno sul fattore legislativo che l'ha autorizzato. Mentre alimentando un fondo difesa di cui si dà evidenza alle commissioni, sia quando si presentano i programmi in aderenza al 536 del COM, ma soprattutto con il DPP che annualmente dà l'excursus dello sviluppo della programmazione difesa, ecco, questo potrebbe agevolare sia la dotazione iniziale dei fondi che servono appunto per le importanti fasi di ricerca e sviluppo, ma anche da un punto di vista gestionale agevolerebbe, diciamo, lo sviluppo programmatico. Ovviamente sono delle valutazioni che prima farà l'esecutivo e che poi rappresenterà nel cuore della nostra Repubblica, che è il Parlamento, e dovranno essere fatte le valutazioni del caso su quelli che saranno gli strumenti migliori. Strumenti migliori però sempre per ottenere l'obiettivo di adeguare lo strumento militare ai futuri scenari, e vediamo in questi giorni quanto sia critica l'area del Mediterraneo, l'Est Europa, l'Africa, non voglio dilungarmi su questo, ma soprattutto dare anche questa prospettiva progettuale alla nostra industria, che può sviluppare domesticamente tecnologie, può sedersi con i partner internazionali per accrescere questo contributo tecnologico attraverso l'esperienza e le tecnologie degli altri e portare quindi benessere al Paese e qualità allo strumento militare nazionale. Io avrei concluso, ovviamente sono a disposizione delle signorie loro per eventuali approfondimenti, e mi scuso se mi sono dilungato, ritenevo importante dare la rilevanza che questo comma e che questi fondi hanno portato alla difesa
ma anche sottolineare qualcosa che può essere ancora migliorato. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei per la relazione. Adesso direi di iniziare con gli interventi da parte dei colleghi. Iniziamo col collega Duva. Grazie generale per la sua esposizione. Ad alcune domande mi ero preparato, ha già risposto durante l'esposizione della sua relazione, quindi cercherò di essere breve anche per dare spazio ai colleghi per le loro domande. Mi interessava sapere, nell'ambito della programmazione di tutte le risorse del cosiddetto fondone, di tutti questi soldi, come verranno ripartiti tra le singole forze armate questi fondi, perché da questo punto di vista non è noto e sarebbe una cosa interessante da sapere. Quella sul moltiplicatore del PIL già non gliela faccio perché appunto già risposta ed è molto interessante. Le chiedo un'ultima cosa per quanto riguarda i siti che vanno bonificati. Nella sua slide, nella slide 16, in parte da qualche esempio, ma vorremmo sapere quali sono tra questi sul territorio nazionale quelli che necessitano prioritariamente di bonifica dei vari poligoni militari. Grazie. Grazie a lei. Finiamo il giro delle domande e darei la parola al collega Deidda. Grazie Presidente, grazie per la relazione che è abbastanza chiara, sincera e faccio una piccola riflessione che è anche una domanda. Mi sembra di capire, prendiamo come spunto anche la sua riflessione, che lo strumento in esame potrebbe essere migliorato perché a noi ci sembra che la difesa soffra questa coabitazione con lo sviluppo economico, nel senso che sappiamo benissimo che nella formazione del bilancio, di una legge di bilancio, tralasciando il Presidente del Consiglio, chi la fa da padrone è il Ministro dell'Economia, poi arriva il Ministro dello Sviluppo Economico e in terza battuta il Ministro della Difesa, che soffre un po' questo terzo essere messo in terzo piano e quindi con tutta la difesa, perché poi, come abbiamo visto recentemente in un dibattito dove riguardava dei droni della Piaggio, qui non è venuto l'esponente della difesa, è venuto l'esponente dello sviluppo economico e ci parlava dell'utilizzo duale di uno invece che era uno strumento militare prettamente. E ci sembra che analizzando quindi la nostra ipotesi, come forse io non so se interpreto male questa è la domanda, sarebbe meglio che tutta l'economia della difesa fosse messa in un unico grande. Poi quello che è la responsabilità sarà della difesa, del governo, quanto mette i fondi, però non ci deve essere più commissione e dovete avere più come difesa mani libere. E l'altra domanda riguarda le bonifiche. Mi associo alla domanda se ci sono delle priorità o se ci sono altre. È una domanda riguardo alla slide, la pagina 18, dove avete elencato i capofila in tutta Italia. Oltre, lo dico per ovviamente, sapete che noi sardi ci teniamo abbastanza, ma l'unica regione che non c'ha niente è la Sardegna, se è un caso, però siamo presenti Vitro Ciset e altro. Ma soprattutto, giustamente avete specificato che ci sono tante piccole e medie imprese che costituiscono la gran parte, che collaborano con queste capofila, se ci saranno ricadute nel territorio, se c'è un impegno in questo senso che sia favorita l'occupazione nei vari territori. Perché qui vediamo, quindi se possiamo anche questa avere una specifica di quelli che saranno investimenti nelle varie regioni e se saranno privilegiate magari quelle regioni dove la presenza militare è sempre ben gradita, ma dove ci sono poligoni, basi, perché poi vi segnalo e chiudo, scusa, ringraziando il Presidente per la pazienza, negli anni, come si può vedere, gli investimenti alla difesa sono andati a calare. Nei poligoni, nelle basi, giustamente adesso arrivano le bonifiche, ma c'è stato sempre meno movimento, meno persone, quindi l'indotto è venuto a mancare. In quei territori le persone si aspettano invece un ritorno della difesa con tutti gli investimenti, perché basta fare il caso di La Maddalena, Teulada, Decimomannu, che grazie a Dio adesso state rilanciando. Quindi se in questo senso ci sarà una ricaduta sui territori. Ringraziandovi per la relazione, grazie Presidente per la pazienza. Grazie a lei. Russo.
Grazie signor Presidente, ringrazio il Generale per la puntualissima relazione. Ponevo due domande. La prima, se per le somme per le bonifiche delle unità navali prevedono anche la possibilità di recupero e di riutilizzo delle unità navali stesse come siti museali, che potrebbe essere anche una iniziativa interessante a fine di promuovere anche una nuova forma di turismo militare. Noi per esempio sappiamo in tutto il mondo quanto sia importante la presenza della nave più bella del mondo, come è appunto l'Amerigo Vespucci, che è una vetrina galleggiante e navigante del nostro paese. Penso che sull'esempio anche di altri paesi stranieri, anche unità più moderne, insomma, rispetto all'Amerigo Vespucci, possono essere utilizzate anche come siti museali. Poi mi domandavo, nella lastrina 11 di pagina, delle 21 pagine, se il veicolo blindato anfibio se è il successore dell'AV-7 che attualmente è in dotazione. E poi, giusto come osservazione, così viene appunto la necessità di adeguare le risorse per i programmi pluriennali, e io sottolineerei, come giustamente le ha fatto vedere nella lastrina citata anche da Deidda, soprattutto quelli di produzione nazionale, perché appunto il ritorno economico è ingente, e soprattutto può essere anche l'industria della difesa un volano per l'ammodernamento tecnologico e la produzione di sistemi anche dual use altamente performanti. Soprattutto nella componente dei programmi europei, che sono fondamentali, in quanto noi vediamo quanto le nostre piccole e medie aziende possono essere inserite validamente nella supply chain di tutte queste produzioni, diciamo, europee, che quindi mantengono anche livelli occupazionali di eccellenza delle piccole e medie imprese. E appunto si auspica che quelle che sono i grafici che lei ha portato non siano meramente dilatori, ma semplicemente una programmazione puntuale, che ovviamente ricadrà anche e soprattutto sulle spalle, sul lavoro suo e del suo ufficio. Grazie. Grazie, do la parola a Ferrari. Grazie. Grazie Presidente, anch'io mi associo ai ringraziamenti al Generale, perché con poche pagine è comunque riuscito a renderci edotti di quella che è la situazione del Fondo per gli investimenti, riparto del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato per quanto riguarda la difesa, facendo un utilissimo raffronto su quanto avvenuto negli ultimi anni con i vari commi che hanno alimentato questo fondo. E d'altro canto ha svolto, per quanto mi riguarda almeno, la funzione fondamentale di maturare ulteriormente il convincimento per poter esprimere in maniera fondata il voto che come gruppo della Lega poi esprimeremo sugli atti del governo che ci sono stati trasmessi. E parto da quegli elementi che sono stati indicati, quindi come sistemi che vengono sviluppati traendo risorse da questi fondi, che sono sistemi assolutamente essenziali per la sopravvivenza delle nostre forze armate. Leggiamo e non vediamo voli pindarici nella richiesta di acquisizione o sviluppo di sistemi d'arma fantascientifici. Vediamo l'acquisto di elicotteri, vediamo l'acquisto e lo sviluppo di dotazioni per rendere sempre più sicuro, protetto il nostro elemento più qualificante, cioè il soldato, ma anche nella capacità di competere a livello sul teatro, sui teatri in cui viene proiettato, con i colleghi delle altre forze armate alleate, ma soprattutto di prevalere eventualmente su coloro che in quel contesto risultano essere avversari o nemici. Vediamo lo sviluppo, comunque il continuo sviluppo di un sistema antiaereo a corto raggio che
l'abbiamo più volte denunciato in questa commissione, di cui il Paese oramai è sprovvisto, perché lo sappiamo tutti che il fine vita dell'attuale sistema è stato ormai raggiunto e quasi superato. E naturalmente poi non possiamo dimenticare, avendo questa programmazione, ed è uno dei pochi aspetti positivi che io vedo, quindi una programmazione di più ampio respiro, proprio perché i sistemi d'arma, l'abbiamo visto nella curva che ci ha illustrato, necessitano di uno sviluppo e hanno conseguentemente la necessità di un'alimentazione finanziaria che li sostenesse, con una curva che sale nei primi anni, si consolida nel periodo centrale, poi va a decrescere con la stabilizzazione dei programmi. E quindi vediamo sicuramente lo sviluppo di un veicolo blindato anfibio, cosa che mi pare sia stata apprezzata, parlando di gare internazionali, di un veicolo anfibio prodotto da un'industria nazionale anche negli Stati Uniti. Quindi sotto questo punto di vista non possiamo che complimentarci con coloro che l'hanno sviluppato, ma a questo punto pretendere che non ne siano sprovviste le nostre di forze armate. Sicuramente lo sviluppo di un cacciatorpediniere, dei nuovi cacciatorpediniere a sostituire Mimbelli della PEN, per quanto riguarda la nostra presenza nel Mediterraneo, vediamo quanto sia importante la consistenza e la capacità di tenere il mare da parte delle nostre forze armate per la tutela degli interessi nazionali. E dicevo, senza dimenticare altri programmi, il Lince 2, la prosecuzione di questi programmi e anche lì la protezione degli uomini contro gli ED in teatro. Tutto questo era per chiarire e dire come si tratta di elementi, ho detto prima, non fantascientifici, ma di dotazione strumentale essenziale per le nostre forze armate. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo visto un impoverimento di questo fondo, da quando è stato creato, di questo fondo per gli investimenti, per la quota dedicata alla difesa. Però è, permettetemi il termine, imbarazzante vedere nel riparto che è assegnato di questo fondo, non avendo poi la quota MISE, è imbarazzante andare a sovrapporre queste cifre con quanto venivano, in via sempre decrescente, però assegnati da parte delle leggi, del riparto del fondo delle leggi di bilancio precedenti. Faccio solamente un dato. Ogni anno comunque assegnava per l'anno di competenza delle risorse. Quest'anno la cifra assegnata, previo MISE, tengo sempre a chiarirlo, però la cifra assegnata all'anno 2020 è pari a zero. Quindi l'attenzione di questo governo nei confronti delle nostre forze armate, nell'anno in cui abbiamo chiesto alle nostre forze armate uno sforzo ulteriore, considerevole, li apprezziamo tutti a parole, sono sempre nel nostro cuore, però nel momento in cui dobbiamo dotarli di strumenti necessari, la cifra che mettiamo a disposizione a coloro che hanno concorso durante la fase emergenziale, fase pandemica, in maniera fondamentale, li ricordo perché era nelle mie terre l'installazione degli ospedali da campo da parte delle nostre forze armate a supporto della sanità pubblica. Nel momento in cui dobbiamo stanziare le risorse e dimostrare in maniera efficace la nostra sensibilità, il riparto è zero. Questa è la considerazione che il governo ha delle nostre forze armate. Per gli investimenti sono strumenti necessari per la sopravvivenza, dicevo, delle nostre forze armate. Ma uno potrebbe dire, sicuramente l'annus horribilis che stiamo affrontando ha concentrato tutte le risorse nella sanità. Ecco, però allora guardiamo 2021, 22, 23, 24, si parla nell'ordine di qualche decina di milioni di euro. Nel governo, perché potrebbe anche ribattermi, guarda, il governo di cui facevi parte l'anno scorso non è che abbia assegnato nel primo anno così tante risorse, infatti il comma 95 ne assegnava
69 milioni di euro. Peccato che poi negli anni successivi la crescita era esponenziale, non aspettava dopo il quinquennio, il primo quinquennio, a dare qualche, permettetemi, briciola in più. Quindi la situazione io posso comprendere e come dire, apprezzo anche le conclusioni del generale nel momento in cui dice è apprezzabile il fatto di dare continuità alla, come dire, all'erogazione di risorse, ma capisco anche che essendo dei militari siete abituati a gettare il cuore oltre l'ostacolo e da questo punto di vista io invece come ragionamento politico ed avendolo fatto e denunciato, e questo appunto non mi può essere contestato, anche nel momento in cui mi trovavo ad avere come partito una responsabilità di governo, la carenza di risorse nei confronti della, degli investimenti da dare al nostro settore della difesa attraverso questi fondi, lo posso fare in maniera trasparente, in maniera, come dire, orgogliosa da un ruolo di opposizione senza timore di essere in questo sconfessato. Ripeto, il mio intervento era più un intervento di valutazione e di considerazione dei dati che lei ci ha esposto. La ringrazio comunque per gli elementi che ci ha fornito, proprio per aver potuto maturare convintamente poi quello che sarà la nostra scelta all'interno del Parlamento. Grazie. Grazie. Diamo la parola al collega Frailis. Grazie, grazie Presidente. Anch'io vorrei ringraziare il generale Conserva e i nostri graditi ospiti per l'illustrazione così precisa, così esauriente anche dal punto di vista dell'allocazione delle risorse finanziarie e dei programmi per il futuro. Io vorrei incentrare il mio intervento sulle bonifiche delle aree militari, sia aree militari individuate come poligoni e dei contestualmente anche dei mezzi. Bonifiche che sono tanto importanti quanto per la tutela dell'ambiente, ma anche per la salute del personale che opera nei poligoni e sui mezzi. Ebbene, finalmente con questo decreto del Presidente del Consiglio, con questo atto del Governo individuato con il numero 189, riusciamo a iniziare finalmente delle attività di bonifica nei poligoni e nei mezzi. Perché dico finalmente? Perché queste attività iniziano, generale lo sa benissimo, con un ritardo imperdonabile. Sono anni che questa attività dovevano essere fatte, insomma, ad esempio i munizionamenti si sono accumulati nei poligoni militari. Da sardo so benissimo qual è la situazione dei poligoni e mi associo anche a quello che diceva il collega Dido, anche all'importanza che i poligoni militari hanno in alcune zone della Sardegna per l'economia di quelle zone. Ebbene, c'è stato del ritardo che finalmente ora possiamo recuperare con il decreto del Presidente del Consiglio. Ma perché questo ritardo? Io direi che storicamente questo ritardo può essere imputato alla mancanza di una normativa precisa, una normativa dettagliata per l'attività di bonifica nei poligoni. Ebbene, tutto ciò si è data anche una risposta in tempi brevi con la legge 2005 del 2017. Ecco, ora noi come gruppo del Partito Democratico intendiamo fare una richiesta precisa, formale al governo. Vogliamo in qualche modo avere un dettagliato punto della situazione e dell'applicazione di questa normativa. In poche parole, cosa è stato fatto e cosa si farà. Io direi che anche noi della Commissione Difesa dobbiamo essere, chiediamo anche questo, che siamo informati di come queste norme vengono applicate. Dovremmo essere puntualmente informati di come queste norme vanno applicate e in questa sede intendiamo avanzare una richiesta specifica e formale. Ebbene, sulla base di queste informazioni, sulle informazioni che arriveranno e sul resoconto delle attività svolte che dovrebbe essere presentato, mi pare, entro il 15 di settembre, questo resoconto, noi del gruppo del Partito Democratico ci riserviamo di valutare anche la congruità delle risorse per le bonifiche, come insomma saranno allocate. Grazie. Grazie. Ermellino.
Grazie Presidente, ringrazio anche il Generale Conserva per la puntuale illustrazione che ci consente di condividere insomma quelle che sono un po' delle impressioni di cui già eravamo a conoscenza, ovvero la difficoltà costante per la difesa di riuscire a pianificare degli investimenti industriali che consentano serenità e continuità ai programmi che diciamo dovrebbero essere fondamentali per tenere in piedi il sistema poi delle forze armate. Però ecco, al di là diciamo delle varie riflessioni che sono venute fuori, volevo concentrarmi su un aspetto. All'interno diciamo del sottoinsieme dei programmi a maggiore priorità individuato nelle lastrine da finanziare quindi con il comma 14, ho rilevato che non compare alcuna risorsa da dedicare alle forze speciali dell'esercito. Che mi risulta comunque siano uno dei corpi che contribuisce in maniera più determinante e permanente alle operazioni e ai piani militari nazionali. Quindi, essendo forze specificatamente selezionate, organizzate e soprattutto equipaggiate, presumo che qualcosa diciamo relativamente all'ammodernamento di questi equipaggiamenti, visto che sono poi le forze che sono un po' sempre in prima linea, soprattutto anche sugli scenari internazionali di cui parlavamo prima. Io ho sentito farle menzione anche delle minacce, delle situazioni di crisi, quindi questo mi è un po' tornato alla mente, quindi vengo alla domanda. Eventualmente trattandosi essenzialmente comunque di programmi di ammodernamento degli equipaggiamenti per il mantenimento poi di queste capacità, le chiedo se la difesa abbia previsto eventualmente di finanziarne acquisizioni o comunque dare continuità a questi programmi con risorse magari derivanti dal bilancio ordinario, visto che non sono presenti con il comma 14, e magari se non con il bilancio ordinario insomma magari mi illustra lei, mi dà qualche informazione in più. Grazie. Grazie a lei. Galantino. Grazie. Grazie Presidente, grazie Generali per la relazione molto molto precisa. Tuttavia abbiamo una semplice domanda. In che modo vengono ripartiti i fondi per la manutenzione dei mezzi? Perché ci è capitato durante le nostre visite nelle caserme di vedere mezzi nuovi inutilizzabili. Riporto l'esempio di una caserma della Puglia, non dico il nome della caserma, che è stata teatro del progetto Forza NEC, dove addirittura ci sono una cinquantina di mezzi freccia, di cui credo 47 o 48 inutilizzabili. Quindi spesso e volentieri vengono utilizzati i pezzi dei mezzi nuovi per riparare quelli vecchi. Quindi la domanda è proprio questa, perché non viene fatta la manutenzione necessaria per i mezzi? Grazie. Grazie a lei. Pagani. Grazie Presidente, io ho chiesto la parola non tanto per fare ulteriori domande, le ha già fatte per il mio gruppo, il collega Frailis, ma per interloquire con il ragionamento in amicizia, con il ragionamento che faceva il collega Ferrari sulle risorse, perché anche noi siamo stati a inizio di legislatura nella posizione di poter guardare i bilanci e le risorse dal punto di vista dell'opposizione, e anche noi abbiamo lamentato l'insufficienza delle risorse che sono impegnate dal nostro Paese per la difesa, che è una lamentazione giusta. La quantità di risorse che il nostro Paese impiega per le forze armate per la difesa sono insufficienti. Confermo anche dalla posizione in maggioranza in cui sto. Tuttavia, essendo che nel mio passato scolastico sono anche diventato ragioniere prima di fare altre cose e altri studi, ho ancora qualche reminiscenza di come sono fatti i bilanci e di come a volte i numeri possono essere sinceri o falsi a seconda dal punto di vista con cui li si guardano, li si interpretano e li si leggono. Nelle mie reminiscenze c'è un punto fondamentale da non dimenticare, che in un bilancio ci sono le risorse che si spendono e ci sono anche da dove vengono queste risorse. Se noi facciamo una riflessione su questo, comprendiamo la differenza che c'è tra
il ragionamento che possiamo fare adesso, quest'anno, è quello che potevamo fare in passato, perché naturalmente le risorse che lo Stato impegna per l'insieme, adesso la sto semplificando molto per capirci, per l'insieme della difesa, derivano dall'erario, cioè dalle tasse che pagano, in ultima analisi dalle tasse che pagano gli italiani. A differenza del passato, noi adesso stiamo ragionando dopo aver incrociato la disgrazia del coronavirus, che non è un fatto che ha dato effetti marginali sull'economia del paese. Sappiamo tutti che c'è, in seguito al lockdown, alle iniziative che è stato necessario assumere per affrontare il coronavirus, una contrazione del PIL di diversi punti percentuali, 10. Naturalmente, essendo che non è pensabile in un momento di crisi e di difficoltà un incremento della pressione fiscale, anzi semmai c'è il problema contrario, è evidente che mantenendo stabile o riducendo la pressione fiscale il valore assoluto delle risorse che l'erario raccoglie dai contribuenti si riduce in proporzione. Se hai 10% in meno di PIL, hai 10% in meno di soldi da spendere per tutte le spese dello Stato, in proporzione anche per la difesa. Se tu mantieni esattamente le cose come stanno, ottieni il taglio del 10%. Io ritengo, confermando quello che dicevo prima, cioè che complessivamente le risorse sono poche, ma ritengo che l'obiettivo in una situazione di crisi di questo anno di mantenere il valore assoluto delle risorse stabile e di non apportare riduzioni sia un obiettivo non scontato e apprezzabile. Per questo dico che i numeri sono falsi a seconda dal punto di vista in cui si guarda. Io preferirei naturalmente che ci fosse un incremento e penso che anche per impegni internazionali che abbiamo, noi dobbiamo tenere l'orizzonte del 2% dell'impegno con la NATO che abbiamo, è questo, quindi delle spese per la difesa, ma nell'anno in cui siamo coinvolti da tutte le conseguenze del coronavirus sull'economia nazionale, bisogna anche fare ragionamenti che siano realistici e considero uno sforzo apprezzabile quello che ha fatto Stato Maggiore Difesa nella sua valutazione di impiego di risorse che non sono quelle che avremmo voluto, ma che sono dovute a una contrazione della capacità di spesa pubblica nazionale. Sto parlando naturalmente al netto di recovery fund e di soldi prestati, sto parlando delle risorse che vengono dai contribuenti italiani, ai quali non possiamo chiedere di più di quello che è stato chiesto. Grazie. Onorevole Carè. Grazie Presidente, soltanto per convergere le mie più vive congratulazioni al generale Conserva e soprattutto al suo team, perché io credo che abbia fatto una presentazione di alto livello, soprattutto per quanto riguarda non soltanto le considerazioni verso gli investimenti del reparto e del comparto, ma anche in considerazione al problema socio-economico che stiamo attraversando per il Covid. Non voglio fare nessuna rilevazione perché d'altronde osservazione perché d'altronde già i miei colleghi hanno manifestato osservazioni utili che apprezzo moltissimo io personalmente per quanto riguarda naturalmente se ci potrebbero essere ulteriori integrazioni al programma da lei presentato. Voglio soltanto sottolineare che questo programma effettivamente deve costituire un volano essenziale per la ripresa dell'economia del nostro paese, soprattutto nell'industria militare. Ecco, da questo adeguatamente ha presentato tutte le nostre grandi aziende che sono effettivamente un fiore all'occhiello per questa nazione e spero che si continui a fare anche questo, non soltanto in questo triennio, ma in triennio anche per il futuro. Congratulazioni di nuovo, grazie. Grazie, ultimo intervento per il collega Perego. Grazie Presidente, mi scuso con il generale Conserva di non aver potuto assistere alla sua presentazione, ho letto velocemente il documento e soltanto alcune considerazioni. Non leggo e per cui mi permetto che se è stato invece esposto a voce me ne scuso. Il riferimento nella progettualità del bilancio circa il reinserimento in linea delle due fregate che ormai non è mistero che siano state destinate alla Marina egiziana e quindi
volevo avere delucidazioni circa il reintegro in linea di quelle due unità navali, così come non vedo riferimento circa, e su questo vorrei un chiarimento, eventuali investimenti per il CH-47 Extended Range, che è una materia che diciamo è stata affrontata anche in passato e che è di strategica importanza anche per il comparto delle forze speciali a cui faceva riferimento la collega Ermellino prima. Da ultimo, sempre riferimento alle forze speciali, mi chiedo se sia stata valutata dalla vostra sezione l'opportunità, in funzione dell'utilizzo delle forze speciali per la legge 98, di poter 198, di poter recepire dei fondi direttamente dalla Presidenza del Consiglio per sostenere le spese in capo al COFS, che adesso ha un budget fuori area, ma che è comunque, visto l'impiego fatto per quella legge, diciamo dal punto di vista anche finanziario, particolarmente stressato senza averne un ritorno economico. Grazie. Grazie a tutti. Adesso ridò la parola nuovamente al generale Conserva per le sue risposte. Lo ringrazio. Grazie Presidente. Molto rapidamente cercherò di rispondere puntualmente a ciascuno di loro signori. Quindi abbiamo, onorevole Duva, ripartizione tra forze armate e bonifiche sul territorio. La ripartizione tra forze armate, il signor ministro onorevole Guerini ha approvato i programmi e è in fase adesso di definizione della allocazione delle risorse tra i vari programmi. Sarà una ripartizione grosso modo bilanciata, non intravedo problemi perché comunque andiamo verso programmi che vanno verso la elevata integrazione interforze, quindi ognuno è strumentare all'altro, non si può lasciare nessuno indietro e quindi a breve credo si avrà piena visibilità con la presentazione del documento programmatico pluriennale della difesa. Il DPP purtroppo quest'anno è in ritardo causa Covid e non ha rispettato insomma la classica scadenza di fine primavera, credo che sarà presentato prossimamente, probabilmente nel prossimo mese di ottobre. E lì quindi troveremo le risposte sulla ripartizione. Le bonifiche sul territorio, allora non sono un esperto di settore, quindi non so indicare esattamente le progettualità. Sicuramente aree geografiche come la Sardegna, la Puglia, la Sicilia, ma un po' tutto il territorio nazionale. Tutti i mezzi che sono in dismissione, mezzi dove opera il personale, le bonifiche sono già partite. Indirettamente rispondo all'altro onorevole che chiedeva questi fondi, se sono effettivamente un'iniezione ultima. I fondi già dal comma 140 del 2017 sono stati allocati, seppur a destra. Questo contributo del comma 14 consentirà di mettere meglio a frutto quei fondi che vediamo a destra, proprio per le caratterizzazioni. E comunque, diciamo, extra riunione, possiamo far arrivare tramite il gabinetto del Ministro la lista delle progettualità prioritarie, proprio nell'ordine in cui si stanno svolgendo. E anche su questo il DPP dà una fotografia degli interventi in atto. Onorevole De Idda, che appunto aveva fatto questa precisazione, le industrie si riverberano sicuramente anche sulla Sardegna, direttamente e indirettamente, grossi investimenti sui poligoni e sulla base aerea di Decimo Mannu. La Marina stessa ha dei pensieri riguardo il porto di Cagliari, però è prematuro parlarne. Mise difesa, sinergia fondamentale. Lo devo dire ad onore dei tecnici che lavorano nostri paritetici lato Mise. Negli anni della crisi economica il sostegno del Mise è stato fondamentale a fronte di un'incapienza del bilancio di difesa. Parlo di sinergie preziose perché c'è un dialogo continuo anche con l'industria, ovviamente sempre nel rispetto delle regole contrattuali per l'attuazione dei programmi, ma si cerca di capire dove si vuole andare, le tecnologie da sviluppare e le capacità esprimibili oggi e in futuro da parte dell'industria. Quindi per noi da tecnici è un valore aggiunto. Per quanto riguarda le navi come siti museali, ci sono delle progettualità della Marina Militare e credo che presto vedremo qualche unità o su Taranto o sulla Spezia che svolgeranno questo ruolo. Il sostituto del mezzo anfibio è un mezzo ruotato adottato dai Marines, sicuramente di livello,
dovremo cercare di anticiparne l'ingresso in servizio. Al momento è post 2025. Questo era l'onorevole Russo, mi sembra, che aveva chiesto questo. Il volano per l'investimento di industria nazionale, di tutte le risorse che affluiscono sul MISE, sul bilancio ordinario e sui commi, oltre l'80% in maniera diretta o indiretta come ricadute industriali nazionali di programmi esteri, quindi oltre l'80% delle risorse rientrano sul territorio nazionale. Un mero 20% va verso l'estero. Ci sono dentro questo 80% le più importanti cooperazioni internazionali, sia attraverso l'Atlantico, sia soprattutto in Europa, e vedremo nel futuro ulteriori potenzialità. Qualcuno di loro aveva detto che vediamo soldato sicuro, vediamo mezzi per oggi. Abbiamo delle navi che guardano sicuramente al prossimo decennio come capacità, e nei prossimi anni vedremo componenti ad altissima tecnologia. Il Recovery Resilience Fund verrà utilizzato per lo sviluppo delle tecnologie di base, perché per caratteristiche di quel fondo non può essere impiegato direttamente per acquisizione di mezzi militari, ma sarà da volano e stimolo della ricerca e sviluppo sia al mondo industriale sia per l'università. E la difesa con il MISE sta facendo sinergie sia per lo spazio sia per l'intelligenza artificiale, sia per tutti quei fattori che saranno decisivi e che produrranno una rivoluzione degli affari militari. Quindi stiamo guardando oltre, non vogliamo essere ancorati a oggi. Oggi è importante il mantenimento dei mezzi che sono in difficoltà, che non fanno manutenzioni. C'è tutto un piano di investimenti, di risorse per il mantenimento delle condizioni operative dei mezzi. Ovviamente è partito da poco, darà i suoi frutti tra un paio d'anni. Ricordiamo sempre che abbiamo vissuto la crisi economica più grave del paese nel dopoguerra tra gli anni 2011 e 2015. Quindi riprenderci richiederà del tempo. L'onorevole Files, bonifiche, ambiente e salute, certo priorità, il dettaglio lo vedremo nel DPP o comunque con una comunicazione diretta. Abbiamo difficoltà nel sostegno dello sviluppo industriale e delle capacità, però direi che siamo sinergici. Le forze speciali, ci sono programmi già avviati in passato, anche questi li vedremo nel DPP. La componente ha delle linee di finanziamento sostanziali. Riguardo il CH-47G per le forze speciali, è stata fatta una scelta, c'era già un elicottero di produzione nazionale, l'HH-101, che offriva la capacità di rifornimento in volo e quindi l'extended range. Esistevano i CH-47F, comunque molto moderni in dotazione all'esercito. Per incapienza dei fondi non si è potuto comprare quest'ulteriore lotto di macchine più performanti. La difesa, il segretario generale, sta guardando a cooperazioni future della nostra industria con l'industria europea e con l'industria americana, per il concetto Future Vertical Lift, che sarà il mondo dell'ala rotante o comunque dei convertiplani negli scenari post 2030, e quindi ci affacciamo a questo scenario, quindi non trascureremo ciò che serve alle forze speciali oggi, ma anche quello che gli serve nel futuro. Quindi del Freccia abbiamo parlato, quindi direi che abbiamo coperto tutto. Vediamo le ultime domande. Il volano a vantaggio dell'industria, il volano socio-economico per la collettività, per la coesione territoriale è fondamentale. Questi fondi europei ci aiuteranno non nella produzione di strumento militare, ma nella produzione delle tecnologie di base che poi dovremo impiegare sul futuro caccia, sul futuro carro, sulle future navi. Le due fregate. Allora, c'è un gruppo di lavoro a guida del segretario generale della difesa che sta facendo un'analisi di quanto è stato versato all'industria, di quanti sono le contropartite per la difesa. Quindi non ci sarà al momento un investimento diretto, perché dovremo recuperare dall'industria le prestazioni già pagate o comunque i materiali già acquisiti, che serviranno poi per rimettere in linea le due frame con un ritardo stimato, credo, di 2 o 3 anni rispetto alla fornitura. Però non vorrei giungere a delle conclusioni di questo gruppo di lavoro che sta lavorando.
Scorro rapidamente per vedere se abbiamo, quindi le sinergie col MISE fondamentali. La Sardegna è nel cuore della difesa ed è un assetto importantissimo e ci sono degli investimenti. Ma tutte le regioni italiane accolgono la difesa, io devo dire in maniera benevola, ci supportano, quindi per noi l'Italia è tutta bella e tutte le regioni meritano la nostra attenzione. La nostra distribuzione sul territorio è sicuramente significativa. I sistemi che riguardano la sopravvivenza delle forze sono stati puntualmente supportati. La difesa missilistica, è vero, su alcuni settori siamo in ritardo, ma stiamo recuperando e anche qui la cooperazione internazionale darà i suoi frutti, perché il sistema SAF, SAMPT, che attualmente serve Marina Esercito, evolverà assieme a francesi e inglesi verso una nuova generazione in grado di soddisfare requisiti molto più elevati di quelli attuali e garantire una difesa missilistica anche dalle future minacce. Presidente, credo di aver coperto nel poco tempo a disposizione la maggior parte delle domande. Sono disponibile a un ultimo riattacco, visto che manca qualche minuto, però mi rimetto alle sue decisioni. Beh, grazie, io non credo che non ci siano altri interventi, anche perché dobbiamo continuare con i nostri lavori. Ringrazio nuovamente il generale anche per la precisa, lucida esposizione della situazione del bilancio e della programmazione della difesa, quindi lo ringrazio in maniera particolare e direi di concludere qui quindi questa prima audizione, ringraziandovi tutti, in particolare i nostri auditi.